Ben svegliati sulla Nuova TV e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione mattutina. Anche oggi staremo insieme per mezz'ora per fare il punto su tutti i fatti principali del giorno con la nostra rassegna stampa e i nostri approfondimenti. Come sempre sono tanti gli argomenti e le notizie su cui vi terremo aggiornati, a partire dalla sicurezza sulle strade con la notizia del finanziamento da parte della Regione dei lavori di sistemazione della strada provinciale Pozzitello-San Basilio nel territorio di Pisticci. Parleremo ancora di sicurezza, ma questa volta nelle scuole, con il progetto del Ministero per contrastare lo spaccio di droga negli istituti scolastici. Spazio poi alla mobilità elettrica con l'annuncio dei 5 treni a batteria presto in circolazione nella città dei Sassi. Ovviamente c'è lo sport con il calcio di Serie C e i risultati del match di ieri di Coppa Italia, ma in primo piano iniziamo subito con la sanità. Idealizzati lucani tornano a manifestare contro la carenza di nefrologi nei centri di dialisi pubblica, la soppressione del laboratorio di tipizzazione e il pagamento del servizio trasporti. Ieri al CROB di Rionero la seconda azione di protesta da parte dell'ANED, oggi previsto a partire dalle 10 un sit-in in Viale Verrastro a Potenza, in attesa che il rappresentante dell'associazione dei dializzati, il Donato Andrisani, sia ricevuto in quarta commissione consigliare. Facciamo il punto con Vittorio Laviano. In segno di protesta per la carenza dei servizi e dell'assistenza, i pazienti della Basilicata hanno cominciato con un'ora di ritardo la propria dialisi. Il presidente regionale dell'associazione emodializzati e trapiantati, Donato Andrisani, era al CROB di Rionero, uno dei 6 centri lucani, oltre a Chiaromonte, Lauria, Maratea, Villa d'Agri, Venosa e Muro Lucano, dove insistono i 6 centri dialisi ASP. Abbiamo organizzato queste giornate di protesta non per contro l'ospedale oncologico di Rionero, ma per sollecitare le istituzioni, in particolare la Regione Basilicata, a convocare un confronto tra il gruppo di lavoro di nefrologia e dialisi, di cui fanno parte medici e ANED, istituito dalla stessa Regione Basilicata, insieme ai direttori generali delle ASL e all'assessorato alla salute, per affrontare una serie di problemi che da anni che assillano i dializzati, i trapiantati e in particolare il settore della nefrologia, dialisi e trapianto. Abbiamo una carenza drammatica di nefrologi e infermieri, in particolare nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria di Potenza, ma soprattutto c'è anche l'altra questione del trasporto dei dializzati, che pur essendo previsto nei LEA nazionali e abbiamo una legge regionale, ci sono ancora diverse situazioni paradossali, come per esempio la situazione che è accaduta ai dializzati che vengono trasportati nella centro dialisi di Matera, al quale la ditta di trasporto ha inviato tramite il Tribunale di Matera un'ingiunzione di pagamento pari a 10-12 mila euro ciascuno, perché lo scorso anno erano sorte questioni grosse tra la ASL di Matera e la stessa ditta di trasporto, ma anche nella zona del Potentino ci sono problemi. Alcuni pazienti hanno segnalato all'ANED che devono pagare una somma aggiuntiva ai trasportatori, perché i rimborsi che ricevono dall'ASP non sono sufficienti, e questo è un fenomeno sottaciuto che l'ASP conosce bene da diversi anni. L'unica buona notizia è rappresentata dal fatto che Andrisani sarà ricevuto in regione presso il Dipartimento Salute, dove è comunque previsto un presidio dei dializzati provenienti da tutta la Basilicata. Domani, dopo la protesta davanti al Palazzo della Giunta regionale, sono stato convocato dalla quarta commissione consigliare proprio per esporre tutti i problemi. E Luigi Toscano ribadisce che non è il CROB il problema per i dializzati della Basilicata. No, non è il problema di Rionero, il problema è che ci manca il personale. Un solo medico molte volte è costretto a coprire un solo turno. Ma siccome c'è un dottore che se ne va in pensione, ci resta un altro che se ne deve pure andare. E quindi noi poi rimaniamo senza medici. E vogliamo che mettano i medici e magari qualche infermiere in più. E poi siccome sono molte persone,
persone che non si possono muovere, non bastano tre os, ce ne vogliono più, anche qualcuno in più. Se è possibile, è meglio. Insomma. Integrare gli organici. Al massimo il personale. E specifichiamo che poi ieri appunto la rappresentanza dell'ANED è stata ricevuta dal direttore sanitario del CROB, il dottor Calabrese, che ha assicurato azioni immediate con appunto il potenziamento del personale proprio a vantaggio del CROB. Restiamo velocemente all'ambito sanitario perché ieri il Consiglio regionale di Basilicata c'era in discussione appunto l'aggiornamento sulla nota di bilancio per quanto riguarda le prestazioni extra budget per la sanità privata. È stata approvata una risoluzione all'ultimo minuto che però non tiene conto dei passaggi successivi. Vi daremo conto di questa vicenda nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ma andiamo alla nostra rassegna stampa con la prima pagina della Nuova del Sud di oggi. In primo piano c'è la politica, appunto c'è un interrogativo. La politica dei bonus sì, ma non basta. Pepe della Lega sfida Bardi, nuovo tavolo romano dei partiti di centrodestra. Oggi a Roma si stringe il cerchio sulle prossime elezioni regionali, la Lega alza il tiro e il commissario regionale attacca per le imprese. Nessun aiuto, serve una scossa, sembra una campagna elettorale tutta interna al centrodestra. Nel taglio centrale, come detto, si parla oggi in particolare di elettrificazione dei treni, due convogli per raggiungere Bari e c'è chi ha il coraggio di fare festa. Le reazioni al progetto della metro tranvia per Matera, sulla tratta Matera-Altamura, l'ex consigliere regionale Acito scettico sulla riduzione dei tempi di percorrenza. Poi vedremo perché andiamo nel taglio alto, saccheggiati ed emarginati, via il radiologo dagli ospedali. Dalle di Tricarico e Stigliano, i sindaci si scagliano contro l'ASM e dicono per i nostri territori si tratta di una morte lenta. C'è poi, come visto in apertura, la protesta dei dializzati dopo Matera ieri. Anche i pazienti del CROB hanno manifestato contro la carenza d'organico. Oggi il clou davanti la sede della regione. Siamo ignorati da mesi, dice Andrisani. Di spalla il punto sull'automotive, sulla produzione dei 5 modelli Amalfi. FIM CISL soddisfatta, ma ci va cauta. Il mercato va incentivato, dice il segretario Evangelista. Oggi il sindacato nazionale si riunisce nella città dei Sassi. Andiamo nel taglio basso della Nuova del Sud di oggi. Potenza, emergenza cinghiali, scatta l'ordinanza del sindaco Guarente, gabbie per la cattura nei quartieri più a rischio. Nel taglio più basso, strada killer Pozzitello San Basilio, dopo il sit-in di ieri, la promessa dei fondi da parte appunto del presidente Vito Bardi. Torniamo alla prima pagina, c'è la nostra notizia per quanto riguarda le partite del Potenza che saranno visibili in chiaro sulla Nuova TV. Andiamo subito alle pagine interne della Nuova con l'approfondimento dedicato alla politica regionale nel pezzo di Celestino Benedetto. Centrodestra, nuovo conclave oggi a Roma e Pepe inquina il Bardi bis e dice politica dei bonus e annunci non basta. Nuovo tavolo di maggioranza in vista delle prossime elezioni regionali ma anche delle europee e delle amministrative a Potenza. Si stringe il cerchio sulle candidature e i programmi, ovviamente al centro del dibattito, soprattutto in casa del centrodestra, c'è la primogenitura della leadership per quanto riguarda la candidatura alla presidenza. Forza Italia non nasconde la volontà di ricandidare Bardi, questione che ovviamente tiene banco soprattutto per quanto riguarda le reazioni tanto in casa della Lega, come appunto vi facciamo vedere in pagina, ma anche e soprattutto in Fratelli d'Italia. La Lega alza il tiro e critica le scelte del governatore, quasi una mina sulla ricandidatura. Candidatura per le imprese serve una scossa con aiuti concreti, dice il segretario regionale della Lega di Basilicata. La regione non ha provveduto in questi anni a varare un regime di aiuti partendo dal gas e dall'energia elettrica proprio per le imprese. Potrebbe essere questo il caso delle imprese dell'indotto Stellantis. Serve un patto sociale per utilizzare le royalties, dice appunto Pepe. Questi sono i temi oggetto non soltanto dell'attualità politica ma soprattutto della politica interna al centrodestra in vista delle elezioni regionali. E tornando alla sanità,
sanità in chiave politica, liste d'attesa, il sottosegretario tira le orecchie a Bardi e Fanelli, Vizziello di Basilicata oltre commenta le esternazioni del sottosegretario Gemmato, che ha fatto il punto sulle risorse non stanziate dal governo nazionale per il recupero delle prestazioni non erogate. Si tratta di 700 milioni di euro rivenienti in parte dalle risorse del bilancio 2022 non spese, ma anche dal decreto mille proroghe. E Vizziello sottolinea come la nostra regione abbia utilizzato soltanto l'81% delle risorse sulle liste d'attesa e recuperato solo il 34% delle prestazioni non erogate durante il periodo del Covid. E adesso voltiamo pagina e parliamo di scuole sicure. Nella riunione di ieri del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura sono stati esaminati i progetti presentati dai comuni di Avigliano e Venosa e finanziati dal Ministero dell'Interno per contrastare lo spaccio di droga negli istituti scolastici. Ci dice tutto Isabella D'Andrea. Fermare la piaga dello spaccio grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra prefetto e sindaci finanziato dal Ministero dell'Interno. Anche quest'anno il Viminale ha fornito un importante contributo per supportare su tutto il territorio iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Sul tavolo del prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sono stati esaminati i progetti Scuole Sicure anno scolastico 2023-2024 presentati dai comuni di Avigliano e Venosa. Sottoscriveremo i protocolli dopo aver esaminato i progetti in comitato. Sono due progettualità che vengono finanziate dal Ministero dell'Interno sul Fondo Sicurezza Urbana per un valore complessivo per i due comuni di oltre 23.000 euro, e lo scopo, l'obiettivo è quello di mettere in campo iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici di questi due comuni. Si tratta di interventi che hanno l'obiettivo di proteggere e tutelare i ragazzi dalla piaga della droga in una fase cruciale del loro percorso di crescita, quella della formazione scolastica. Azioni non isolate che si inquadrano in una più ampia strategia avviata in tutto il paese per garantire migliori condizioni di sicurezza e legalità ai cittadini, come dichiarato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Durante la seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sono stati esaminati i progetti presentati dai comuni di Avigliano e Venosa alla presenza dei rispettivi sindaci Giuseppe Mecca e Marianna Iovanni. A seguire la firma dei protocolli d'intesa. Sicuramente è una iniziativa che segna un'attenzione dello Stato nei confronti del territorio nella totale, nell'insieme, in particolare di due realtà importanti della provincia di Potenza. Tanto Venosa quanto Avigliano sono sedi di istituzioni scolastiche dove occorre che ci sia particolare attenzione anche a prevenire fenomeni di contrasto allo spaccio. Sappiamo che è una piaga sociale che colpisce anche i giovani ed è il motivo per il quale viene periodicamente finanziata anche dal Ministero dell'Interno. Ci spostiamo adesso a Matera con il progetto delle FAL di elettrificazione, appunto con i 5 treni annunciati per la città dei Sassi. Si tratta di 5 treni a batteria. C'è il commento dell'ex consigliere regionale ma anche assessore, è stato anche assessore, Vincenzo Acito, che dice: due treni per arrivare a Bari perché il primo dovrà fermarsi per la ricarica. E c'è chi fa festa, l'ex consigliere Acito, scettico dopo l'acquisto dei tre convogli elettrici FAL con un'autonomia di 70 km da impiegare sulla tratta Matera-Altamura. Il consigliere evidenzia come allo stato attuale per arrivare a Matera, per arrivare a Bari da Matera ci vuole un'ora e tre quarti, quasi il doppio rispetto al percorso su gomma, e chiede appunto il potenziamento della linea ferroviaria ma soprattutto il collegamento della città dei Sassi alla rete ferroviaria nazionale. Tutti i dettagli nella Nuova del Sud di oggi.
E voltiamo pagina, restiamo in qualche maniera al tema dell'elettrico, ma parliamo di automotive, 5 nuovi modelli in 3 anni, la CISL, il mercato va incentivato, siamo ovviamente alle questioni relative al sito Stellantis, il segretario della FIM CISL di Basilicata, Gerardo Evangelista, invita a non sottovalutare le previsioni di vendita, restano da sciogliere i nodi competenze e formazioni tematiche su cui il sindacato accenderà i riflettori oggi. Oggi nell'incontro in programma nella città dei Sassi, il segretario della FIM CISL evidenzia come sia importante il ruolo delle istituzioni regionali e nazionali, tanto per gli incentivi all'acquisto quanto per aiutare le aziende, soprattutto quelle relative all'indotto e alla logistica, a riuscire ad effettuare, ad accaparrarsi i bandi per le commesse attraverso appunto un sostegno concreti da parte della regione. C'è poi l'intervento sullo stesso tema del segretario del PD di Basilicata, Lettieri, che dice Melfi centrale per Stellantis, lo sia anche per le istituzioni. Lettieri incalza governo regionale e nazionale affinché sia salvaguardata produzione e occupazione, e dice non ci sono più e tempo di agire per non sprecare questa occasione così importante per il futuro industriale della regione e dell'intero paese. Siamo a pagina 7 della nuova del Sud di oggi, anche torniamo ad occuparci anche qui di sanità, così ci condannano all'estinzione i sindaci di Tricarico e Stigliano contro la decisione dell'ASM di richiamare a Matera un radiologo, presidi distrettuali depotenziati, il sindaco Micucci dice invece di riaprire la lungodegenza ci tolgono i medici trattati come cittadini di serie B, il collega Paradiso non possiamo accettare nella maniera più assoluta che situazioni di emergenza e criticità che riguardano la principale struttura dell'azienda sanitaria materana debbano ricadere anche sui presidi del territorio. Tutti i dettagli a pagina 7 nel pezzo di Vito Sacco. E adesso parliamo di economia, i cambiamenti e le innovazioni nel settore degli appalti al centro dell'incontro promosso dalla società Lucana Exeo Lab in collaborazione con la Libera Università Mediterranea che si è svolto ieri nella sede della Camera di Commercio di Basilicata. Il punto nel servizio di Fabrizio Di Vito. Il mondo degli appalti è in costante evoluzione. Le procedure previste dalla nuova legislazione comunitaria e nazionale vanno a rivoluzionare le modalità e l'oggetto degli acquisti della pubblica amministrazione. Un tema di stretta attualità al centro dell'evento promosso dalla società Exeo Lab in collaborazione con la Libera Università Mediterranea Giuseppe De Gennaro presso la sede della Camera di Commercio di Basilicata a Potenza. Il progetto che abbiamo realizzato mira a costruire dei manager che siano in grado di supportare la pubblica amministrazione nello sviluppo di queste iniziative e le piccole e medie imprese di cogliere questa opportunità che oggi a livello europeo viene particolarmente sostenuta. Due le diverse fasi in cui si articola il nuovo sistema. Sono appalti che si sviluppano in due fasi, quindi vi è una prima fase di studio, di proposta, di progetto innovativo, quindi nasce, diciamo, questi appalti nascono da un bisogno che è manifestato e che prima non c'era nell'ambito dei servizi pubblici, delle forniture, dei beni, e successivamente, una volta quindi conclusasi questa fase progettuale preliminare, si passa poi a una fase di affidamento nella quale si negozia con chi ha proposto, quindi un affidamento quindi che passa attraverso un confronto con chi ha proposto queste innovazioni, questi nuovi servizi e questi nuovi prodotti che prima non c'erano sul mercato. Ma come permettere l'ingresso proficuo dell'innovazione nelle procedure degli appalti? Appalti di innovazione quindi che possono permettere alla pubblica amministrazione di acquisire soluzioni innovative, possono permettere al sistema di crescere, ma che possono permettere anche all'innovazione di entrare nelle procedure. Di conseguenza è fondamentale quindi avere un nuovo approccio che può essere quindi esportato anche negli appalti ordinari, in quanto gli appalti, che sono di per sé un'importante leva di politica industriale, finiscono col perdere di efficacia nel momento in cui cadono a causa del paradigma relazionale che li lega. Quindi cambiamento di dialogo, cambiamento di comunicazione, cambiamento di rapporto, ed ecco qui l'importanza anche di avere figure specifiche che possano permettere quindi di mediare attraverso questo nuovo rapporto che si viene a creare tra pubblica amministrazione e operatori di mercato. Il tutto senza tralasciare gli importanti nuovi sbocchi occupazionali. Sono appalti che sia nelle pubbliche amministrazioni ma anche nei territori, nelle imprese non sono conosciuti.
ma che in realtà portano a diverse strategie e benefici non solo dal punto di vista economico e di business, ma anche dal punto di vista sociale, economico e anche di opportunità professionali. Infatti grazie a questo evento cerchiamo sia di far capire che il codice degli appalti ci dà anche diverse prospettive anche per quanto riguarda diverse altre procedure rispetto a quelle standard, ma anche l'innovazione tramite figure professionali, come appunto dicevo, e quindi la figura dell'innovation broker, che sarà strategicamente nel futuro un punto essenziale che vada a combaciare le professionalità, le competenze sia del pubblico che sia del privato e quindi generare anche opportunità professionali. Andiamo alle pagine locali della Nuova di oggi, siamo a Potenza città, emergenza cinghiali, scatta l'ordinanza gabbie per la cattura nei quartieri, il provvedimento urgente emesso dal sindaco Guarente a tutela della pubblica e privata incolumità in ragione delle continue sollecitazioni dei giorni scorsi soprattutto nei quartieri periferici della città capoluogo di regione, nel taglio centrale bancarelle abusive davanti l'ingresso dell'ospedale di Potenza, blitz della politica locale. Nel taglio centrale se ne va un padre maestro dei giovani, la comunità cattolica e scolastica di Potenza in lutto per la perdita del sacerdote salesiano Don Vincenzo Adesso, deceduto ieri, aveva 89 anni. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 16 nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Potenza, la salma arriverà in chiesa alle 11:30. Voltiamo pagina e siamo nel Materano, Pozzitello, San Basilio, sit-in ieri sotto la regione. Bardi promette lo stanziamento dei primi fondi. Il via libera al finanziamento nel giro di qualche settimana. Braia dice che continueremo a monitorare che l'impegno venga rispettato. Sono stati promessi appunto fondi per 2 milioni di euro. I primi fondi necessari per effettuare i primi lavori di sistemazione del guardrail e del manto stradale, ma c'è l'attesa per lo stanziamento di 7 milioni di euro necessari per l'ampliamento della sede stradale. Questo è quanto discusso ieri proprio dal presidente Bardi e dal sindaco di Pisticci Albano e dal presidente della provincia Piero Marrese. Parliamo adesso di educazione finanziaria. Un premio ideato dalla FISAC CGL con l'Università degli Studi di Basilicata intende promuovere le idee dei giovani per l'utilizzo della moneta elettronica e per un'economia sana e legale. Ce ne parla Celestino Benedetto. Un concorso di idee volto a premiare i migliori elaborati presentati dagli studenti iscritti al corso di laurea in economia aziendale ed economia e management. Il tema legalità ed educazione finanziaria, un modo per accendere i riflettori sull'uso del denaro contante e della moneta elettronica nelle società contemporanee, con la valutazione delle ricadute etiche, sociali, legali, economico-finanziarie ed applicative. L'iniziativa promossa dalla FISAC CGL nazionale in collaborazione con alcune università italiane, tra cui l'Ateneo degli Studi di Basilicata, è stata presentata a Potenza nella sede della CGL. Ci siamo resi conto da dati Istat che l'Italia è il paese dove si utilizza più denaro contante a discapito della moneta elettronica. Denaro contante che ovviamente favorisce il fenomeno del riciclaggio, il fenomeno del nero e il fenomeno del sommerso. A questo punto l'unico modo per poter rendere tutti i pagamenti tracciati e per scongiurare il fenomeno del riciclaggio, che non è solo il riciclaggio vero e proprio, ma anche tutto quello che è connesso, come ad esempio la cosiddetta ripulitura del contante, poi per rimetterlo sui canali legali, avevamo pensato di stimolare gli studenti, quelle che saranno le future generazioni lavorative, su quelle che potrebbero essere le alternative appunto all'utilizzo della moneta contante. Ci auguriamo che l'iniziativa possa creare una serie di stimoli tra i giovani e coinvolgerli a 360 gradi in modo tale da poter avere un ritorno poi anche da proporre eventualmente in fasi istituzionali perché possa essere comunque tenuto presente in caso di elaborazioni future su quello che sarà l'utilizzo del contante. Un momento particolare, quello attuale anche per il futuro delle banche, con il sempre più frequente fenomeno della spoliazione dei presidi sul territorio.
Abbiamo proprio avuto notizia in questo momento di una chiusure distribuite sul nostro territorio, in particolare 3 filiali di Biper della Basilicata che verranno chiuse, e quindi questo fatto crea quella desertificazione del territorio che non permette di fare appunto quell'azione sociale che la Costituzione implica. Siamo allo sport. Prima di andare alle pagine di sport dedicate allo sport sulla Nuova di oggi, vi diamo conto del risultato del match di ieri. Ancora una volta i tiri dal dischetto sono stati fatali per il Potenza, che saluta subito la Coppa Italia di Serie C. Rossoblù eliminati al primo turno dalla Juve Stabia, capace due volte di recuperare i lucani nell'arco di 120 minuti di gioco. L'11 di mister Colombo passa in vantaggio al 53esimo con una punizione magistrale di Gagliano, che beffa Esposito sul suo palo. La qualificazione sembra fatta, ma al 91esimo arriva il pari firmato D'Amore. Nei tempi supplementari Asensio riporta avanti il Potenza dopo una frittata della difesa stabiese, ma al 107esimo il diagonale di Picardi fissa il punteggio sul 2-2. Ai rigori il Potenza parte bene con le reti di Di Grazia, Saporiti, Asensio e la parata di Gasparini su Rovaglia, ma ai rossoblù sono fatali gli errori di Volpe e Maddaloni. Guarracino spedisce la Juve Stabia al secondo turno con la Turris Potenza così eliminato. E siamo ancora alla Serie C nelle pagine di oggi. Voglio l'approccio giusto, il Picerno questo pomeriggio in campo contro il Taranto alle 16:15, primo turno di Coppa Italia, si gioca al Curcio. In Serie D Antonio Palo trova squadra e va a Lodi. E chiudiamo con l'ultima pagina della Nuova, sempre la Serie D. Il Matera gioca d'anticipo in campo sabato contro il Gallipoli. Esonerato De Stefano, il Lavello dà il ben servito al tecnico potentino, squadra momentaneamente affidata al secondo Ciardiello, è una notizia ovviamente legata all'eccellenza. E adesso diamo uno sguardo alla prima pagina del quotidiano del Sud di oggi. In primo piano c'è il tema della sanità privata, un voto che non risolve. Il Consiglio sollecita la Giunta regionale a pagare il dovuto per le prestazioni extra budget 2022, appunto per le strutture private accreditate. Approvata una risoluzione, ma sui passaggi successivi regna l'incertezza e i tempi potrebbero diventare lunghi senza portare ad alcun esito. E intanto nel taglio alto sulle imprese lucane, Pepe della Lega sconfessa gli annunci del presidente Bardi. E con questa pagina chiudiamo lo spazio dedicato alle notizie della Basilicata e diamo uno sguardo al tempo previsto per oggi con i nostri esperti. Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsione per la giornata di giovedì: un'estate non stop sul Mediterraneo, ma in realtà su mezza Europa, con l'alta pressione dell'Africa che nuovamente interesserà tutto il vecchio continente. Guardate le perturbazioni come saranno molto a nord in questo fine settimana su Irlanda, Scozia e Danimarca. Da noi questa cupola bolla anticiclonica dal Nord Africa, con le temperature che nulla hanno a che vedere con l'autunno, anzi torneremo a toccare su molte aree i 30 gradi. Per quanto riguarda giovedì, cieli segno poco nuvolosi, poco da raccontare anche in termini di precipitazioni, perché appunto l'alta pressione non determinerà piogge, ma anzi una stabilità atmosferica da nord a sud. Andiamo al dettaglio, possiamo notare il bel tempo un po' su tutta Italia, le temperature al nord attorno ai 25-26 gradi, le massime al centro-sud invece fino a 30 gradi. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti sull'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse.
Adesso diamo uno sguardo alle prime pagine nazionali dei quotidiani di oggi. Siamo al Corriere della Sera. Bus, un buco nel guardrail. Venezia, identificate le 21 vittime, il dramma dei feriti grave, una bambina ucraina, il pullman è precipitato, dove non c'è la barriera, esclusi contatti con altri veicoli. Salvini critica le batterie elettriche, il PD intanto attacca. Nel taglio centrale, migranti e asilo, c'è l'intesa dell'Unione Europea. Ha stralciato il capitolo sulle ONG, sia la solidarietà obbligatoria. Roma dice passata alla linea italiana. La prima pagina della Stampa, salario minimo, addio alla legge, migranti compromesso, Italia-Germania, il timore di Meloni, l'Unione Europea vieterà le espulsioni in Tunisia, la proposta del CNEL di Brunetta. Concentrarsi sui contratti collettivi, la CGIL lascia il tavolo, il BTP arriva al 5%. Rapidamente sulla prima di Repubblica, emergenza lavoro in primo piano, anche qui sfuma il salario minimo. Il CNEL di Brunetta presenta il suo documento che accoglie le obiezioni del governo e affossa la proposta di legge. Spaccatura nel sindacato, CGIL vota contro e Will si astiene, la rabbia di PD e Movimento 5 Stelle. E nel taglio basso l'intervista al sindaco Sala, Milano resta un modello, la sinistra risponda ai problemi. Il giornale, le mosse del governo, come cambiano le tasse, sconti, nuovi scaglioni, IRPEF e taglio del cuneo, tutte le novità. Rapidamente sulla prima del Fatto Quotidiano di oggi, 21 morti, barriera fuori legge, Salvini accusa i motori elettrici, strage di Mestre, l'autobus caduto e i lavori di messa a norma fermi da 5 anni. Passiamo alla prima pagina del Messaggero di oggi, migranti passa la linea italiana, firmato l'accordo in Europa, escluse le modifiche chieste da Berlino in favore delle ONG. Nel taglio centrale tassa piatta al 21% per negozi e uffici nella riforma fiscale. La prima pagina del Sole 24 ore, titoli di Stato, 800 giorni di ribasso, rendimenti record per Bund e BTP, mercato dei capitoli, la prospettiva di tassi alti accelera le vendite, titoli tedeschi al 3%, italiani al 5%. Il manifesto, passaggio a nord-ovest, la chiusura della rete ferroviaria Italia-Francia fino all'estate 2024, allarma il mondo economico, ma il vero danno sarà l'inquinamento per il trasporto di merci e passeggeri su gomma in una zona già compromessa. Domani Meloni contro i giudici corporativi, il governo e l'arte di fare male le leggi, la Premier rimanda l'approvazione del MES, accordo con la Germania sulle ONG. E siamo ai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport senza rete, Champions a Dortmund, altro 0-0 del Milan, tante occasioni ma soltanto un punto con il Borussia, Leao bisogna essere più incisivi, ottavi complicati. E chiudiamo con la prima del Corriere dello Sport, San Pedro, la Lazio sbanca Glasgow per 1-2, pari Milan, Dortmund 0-0, lo spagnolo al 95esimo firma la vittoria dopo i gol. Sarri, scusate, primo nel girone con Simeone, Pioli frena e ora è terzo in classifica. Questa era l'ultima prima pagina della nostra rassegna stampa di oggi. Io vi do appuntamento al nostro primo telegiornale, quello delle 13:50. Da parte mia è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.